riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti. Nonostante una qualità superiore a tutte le altre, la carne della razza bovina piemontese ultimamente sta incontrando difficoltà sul mercato. I prezzi di vendita ai consumatori rimangono alti rispetto alla concorrenza straniera, mentre gli allevatori lamentano introiti sempre più bassi per coprire i costi di produzione. Coldiretti e Associazione Allevatori della provincia di Asti denunciano questa situazione di disagio, imputabile principalmente all'aumento eccessivo dei costi del gasolio e dell'energia. L'aumento dei costi produttivi sta aumentando mese per mese, problemi del rincaro gasolio, costi dell'energia, costo dei cereali, un discorso tutto collegato al costo degli affitti degli terreni che aumenta e varie vicissitudini di costi in un'azienda che anni indietro non c'erano, quando andiamo a finire con i prezzi del prodotto finito che rimane di 20-30 anni fa. Con i prezzi fermi a 30 anni fa, oggi dunque allevare bovini di razza piemontese non conviene quasi più. Purtroppo la qualità non paga l'allevatore, anche a causa di una filiera troppo condizionata dalla grande distribuzione che relega la carne degli allevatori piemontesi al pari delle altre provenienti dall'estero che hanno qualità non controllata e sistemi di allevamento non certificati. In Italia, in Piemonte, diciamo, produciamo con dei parametri di sicurezza altissimi e quindi abbiamo dei controlli e dei costi per tenere tutto ok. Invece per altre parti d'Europa gli animali vengono prodotti con dei costi inferiori, con delle garanzie, io non posso dire, comunque non hanno le stesse tipologie delle nostre, ecco. Ecco, quindi cosa possiamo dire al consumatore di acquistare carne di razza piemontese? Ma sicuramente al consumatore di acquistare carne certificata piemontese, il più possibile, perché comunque i punti vendita sia di Coalvio, di altre, e poi dai macellai locali che quindi comprano e commercializzano il prodotto piemontese. Ecco, ma quanto valgono oggi i vitelli? E oggi i vitelli, i maschi grassi, valgono intorno ai 3,30, 3,40, si oscilla il mercato. E questo non ha riscontro poi sul prezzo finale al consumatore? Il problema è il consumatore continua a avere dei costi di base alti e noi dobbiamo stare a riuscire a produrre con dei costi alti che poi la filiera alla fine è sempre lo stesso prezzo. Però il consumatore, perché noi vogliamo garantire al consumatore un prodotto salvo e sicuro, e quindi lì il problema del costo è indiscutibile. Riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti.